E bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Anche oggi vi saluto dall'Arca di Alba Adriatica. Insieme a me c'è la nostra Dalila Capretta. Ciao a tutti, ciao cara. Ben ritrovata Dalila, un piacere per me cucinare insieme ad una donna, perché sono abituata ad avere sempre questi chef uomini. L'amor di Dio, sono felicissima, voglio loro veramente tanto bene, però mi fa veramente piacere. Questo sodalizio femminile, che insomma, per chi ci segue, ogni venerdì sono insieme alla nostra chef Letizia Monaco, che è l'unica donna insieme a te a far parte di questa trasmissione. E spero che il numero delle nostre donne possa aumentare, esatto. Allora, Dalila. Oggi vi faccio una ricetta molto semplice, anche adatta ai bambini, sfiziosa, sia diciamo per un aperitivo, anche da servire come antipasto una serata tra amici. Okay. E quindi vi farò una crocchetta di patata ripiena di mazzancolla con una insalatina di cavolo e una maionese allo zenzero. Molto semplice. Che meraviglia. Sì. Anche veloce da fare e da preparare, che uno si può fare prima e poi... Ok, ecco, questa è un'altra cosa importante. E all'evenienza. Io lo dico sempre, veramente tutto ciò che riusciamo a preparare in anticipo è sempre una grande opportunità, perché poi ci dà la possibilità... Sì, anziché comprare quelle surgelate, uno se le fa... Sempre meglio. E poi secondo me è ricetta anche perfetta per i nostri bambini. Certo, sia per fargli mangiare il pesce, chi non lo mangia. Io non ho di questi problemi, per cui i miei mangiano tutto. Buona mia. Mangio tutto. Siamo Buon fortunate. Sangue non mente. E comunque prima ho fatto una defiance, me lo segnalavano i nostri operatori che ringrazio. Ho dimenticato la nostra Patrizia Corradetti e anche la nostra Marzia Buzzanca. Ma Patrizia è veramente la custode delle tradizioni teramane, che io saluto. Anche lei fa parte della nostra trasmissione. Torneremo presto anche a fare qualcosa insieme a lei. Andiamo avanti, Dalila. Sì, allora, come vedi, ho una patata già lessata, semplicemente classica con la buccia, la bolliamo. Sì. E adesso io la condisco con un po' di sale, lo prendo giusto quello che serve. Quindi queste sono patate semplicemente lessate e schiacciate. Posso chiederti che tipo di patate hai utilizzato? Ah, in questo caso ho una patata gialla classica. Ok. Però potete usare anche quelle viola, qualsiasi patata che metto un filo d'olio. Un po' di sale. Quindi patate agria di Avezzano, perché insomma noi, io lo dico sempre, in Abruzzo abbiamo dei prodotti meravigliosi e le patate di Avezzano fanno parte proprio di questi. Quindi molto semplice, solo sale e pepe. Sì. Qui ho la mia mazzancolla già pulita. Mazzancolla nostrana già pulita. È molto facile. Faccio una pallina dove vado a schiacciare. Ok, quanto sono versatili le patate? Possiamo fare veramente tanto. Sì, noi le abbiamo proposte in varie versioni, però per i nostri piccoli ne mettiamo due, così è bella ricca. Ah, facciamo bella di sostanza. E con pazienza formiamo una pallona. Una pallona, non una pallina. Poi magari se serve possiamo anche riaggiungere queste, delle patate. Sì, anche per una questione di tempo, uno a casa le può anche fare così, lasciare un attimo in frigo, così si fermano. Ok. Quindi veramente operazione semplice, veloce. Sì, sì. Che bello, guarda, io penso sempre che secondo me questo tipo di ricette vanno realizzate anche insieme ai nostri bambini, perché è importante per loro, oltre al fatto di condividere un momento insieme a loro, ma anche per la manualità. E anche come diciamo prima, il fatto anche di un bambino che non mangia tutto, se da piccolissimi li approcciamo in cucina a toccare l'alimento e tutto quanto. Io lo posso garantire, a me mangiano tutto, anche i crudi, anzi io non tanto perché non sono stata abituata a questa cosa da bambina, ma loro che invece hanno vissuto questo tipo di esperienze da piccolini, e allora adesso per loro è la normalità, quindi è proprio così, dobbiamo essere noi genitori ad abituare i nostri bambini un po' ad apprezzare i vari tipi. Certo, ti faccio adesso con mia figlia che è cresciuta in cucina e quando viene qua pure i germogli li assaggia. Che bello. Li dobbiamo togliere. Anche perché io credo che i bambini abbiano una curiosità innata e talmente tanto forte che insomma anche per quanto riguarda il cibo questa curiosità può aiutare ad apprezzare i tanti sapori che abbiamo. Certo, quello indubbiamente. Ok. Metti un po' di pazienza, giusto. Mazza che precisione, Dalila. Le fatte praticamente sono identiche. Più o meno, sì, dai. Sì. Allora, adesso facciamo la classica panatura.
Quindi facciamo una panatura con questo pane che Dalila avete praticamente essiccato in forno, giusto? Sì. A bassa temperatura? No, al forno tipo sui 100 gradi, così diventa bello croccante. Ok. Qui c'è il mio uovo e facciamo una classica panatura, un po' di farina. Questo è praticamente però pane in cassetta, giusto? Sì, sì, okay. Pane bianco. Ok. Ma puoi fare con qualsiasi avanzo di pane. Ok. Bello perché, a parte questo pane l'hai visto già altre volte con noi. Sì, tante volte. Rimane bello croccante, più gustoso del classico pan grattato, no? Ma si deve solo asciugare in forno praticamente. Sì, sì. Quindi 100 gradi. Sì, sì, 100. Oppure tu lo usi per fare qualsiasi altra cosa, in forno caldo lo lasci dentro. Per quanto tempo più o meno? Guarda, almeno un'oretta ci stai, basso basso. Adesso le diamo al massimo così le frigge. Perfetto. Ed eccole qui, il nostro chef Massimiliano le ha cotte bene, giusto? Sì, sì, benissimo. Doratura perfetta. Come dicevo, bisogna fare una frittura dolce, altrimenti si brucia fuori e dentro rimane cruda, che dobbiamo cuocere la mazzancolla. Ok, quindi per chi le prepara a casa, come può regolarsi una temperatura, magari utilizzando un termometro, qualcosa? Sì, intorno già ai 140 gradi lo può buttare lì. Ok, perfetto. E adesso ho la maionese, vi dico giusto brevemente come la facciamo. Noi andiamo a montare l'uovo intero. Con due gocce di aceto, lo montiamo con del semplice olio di semi. Una volta che la nostra maionese è montata, ci andiamo a grattare dello zenzero fresco. Wow, quindi aromatizzato lo zenzero. Sì. Perfetto. Allora, adesso andiamo a impiattare. Una la taglio così. Ah, vediamo un po' com'è all'interno. Ah, quindi cottura anche perfetta della mazzancolla. Sì. Mettiamo innanzitutto sotto un po' di insalata, questa qui di cavolo, con della carota. La condiamo con del pinzimonio. Quindi questi sono cavoli e carote? Sì, sì, cavolo bianco, cavolo rosso, vedi, carota. Questo andiamo a dargli un po' di acidità. A me piace moltissimo questa insalatina che fate, cioè ne mangerei proprio una una quantità. Sì, dai, per non fare la classica insalata. Infatti, quindi mi dicevi sono crauti rossi, crauti normali. Sì, poi ci va del finocchio, ci puoi mettere. Carota. Tutto tagliato sottile. Quindi mettiamo un'intera. Facciamo così. Andiamo a mettere le gocce. Di maionese allo zenzero. Così uno, capito, indince e fa un bel mosso. Perfetto, questo io credo sia un piatto che mette tutti d'accordo, veramente. Sì. Piatto perfetto per i nostri bambini, ma ancora di più per noi adulti, ricco di gusto, facile, rifattelo a casa. Grazie Dalila per questo piatto. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani. Quando abbiamo difficoltà nel immaginare quali sono giuste proporzioni di ingredienti nell'alimentazione quotidiana, pensate a quello che mangiavano i nostri nonni. Mica erano presenti tutti i giorni i dolci, mica era presente tutti i giorni la carne, ma tutti i giorni non mancavano i cereali antichi e la verdura. Ed è questo che è fondamentale per l'alimentazione quotidiana completa e sana.